Salve a tutti, andiamo a vedere adesso l'ultima sintesi del compito del 4 aprile del 2018 di Cagliari, video 6. In sostanza ho già scritto la risoluzione anche se non era semplicissima da svolgere, è una Knabenagel. Lo possiamo capire perché il composto che dobbiamo sintetizzare è un alfabeto in saturo. Stiamo partendo dall'estere acetoacetico. Notiamo bene come possiamo già evidenziare che cosa, che, vediamo un pochino, usiamo un altro colore, che questi tre atomi di carbonio dell'estero acetoacetico sono sostanzialmente questi tre. Perché dico questo? Perché noi sappiamo che c'è una reazione che possiamo sfruttare, che si sfrutta per esempio nella sintesi malonica acetoacetica, che è la idrolisi dell'estere e decarbossilazione per eliminare tutta questa porzione. Quindi sto dicendo che tutta questa porzione in sostanza qui non ce ne rimane niente. Quindi dove la dobbiamo ricercare? La dobbiamo ricercare in A. E andiamo a vedere quanti atomi di carbonio abbiamo. Abbiamo in più nel prodotto che ci è stato chiesto, abbiamo 4 atomi di carbonio. Quindi io so che l'estero acetoacetico può dare una reazione di condensazione con un aldeide, per esempio. Infatti la Knabenagel è una sorta di aldolica modificata, e quello che manca in sostanza sarà l'aldeide, che deve avere 4 atomi di carbonio, appunto. Quindi la scrivo qua. Quindi sto già dicendo in pratica che cosa? Che questi 4 atomi di carbonio non sono altro che questi 4 atomi di carbonio nel prodotto finale. Quindi in sostanza e questa per noi risulta A. Ok? E detto questo, attenzione che nella Knabenagel si utilizzano delle condizioni basiche più blande, non come con la presenza delle tossine nelle maloniche, nella cetacetica. Si utilizza solitamente una base appunto azotata, che è la piperidina, condizioni meno drastiche rispetto a quelle che conosciamo, e quindi posso immaginare che cosa? Che trattando il beta dicarbonilico, in questo caso l'estere acetoacetico, appunto, con in queste condizioni basiche, non troppo drastiche, quindi sto utilizzando la piperidina. So che questa basicità è sufficiente per deprotonare un idrogeno in alfa due gruppi carbonilici, e quindi in sostanza sto dicendo che andrò a creare lo ione enolato. In questo caso avremo formato tre strutture di risonanza, io metto solo la principale, la carbanionica. A questo punto, una volta che io formo questo e strappo questo protone, so che vado a creare questa forma. Ok, e che quindi naturalmente formo anche il piperidinio, e questo più l'aldeide di riferimento che abbiamo capito essere questa 4 atomi di carbonio, cioè il butanale, potrà andare a reagire con la forma carbanionica di questo enolato derivante appunto dall'estere acetoacetico, e quindi dare quest'attacco nucleofilo. A questo punto vediamo un pochino, andiamo giù. E a questo punto io mi riscrivo questa specie già immaginando che questo deve uscire, tutta questa porzione. Quindi sto dicendo che sto legando. Allora, mi metto questa porzione sotto e la scrivo così, come COO etil. Questa COO etil. Poi sto dicendo che sto connettendo tutta questa porzione con questo carbonio, e quindi sto dicendo che sto creando questo in sostanza, non sto facendo cose eccezionali. A questo punto io so che da questa specie si forma appunto il piperidinio, quindi si forma sostanzialmente questo. Ok? Quindi questo si era creato in questa fase. A questo punto il piperidinio può cedere quel protone per andare a formare la specie intermedia, che è questa. Quindi in sostanza sto legando nella posizione
i beta rispetto a questo carbonile, ma anche a questo un gruppo OH. Quindi vado adesso a evidenziare l'idrogeno nella posizione alfa, quindi è sempre in alfa due gruppi carbonilici, quindi fortemente acido, e una volta che so che è ancora presente la base iniziale, questa può ulteriormente andare a deprotonare questo protone in posizione alfa, si formano le forme enolato, non sto a scriverle tutte ogni volta, e questo legame può rientrare e portare alla perdita di questo idrossido, e quindi alla fine il composto che mi rimane sarà praticamente un composto alfa-beta insaturo, che assomiglia molto al prodotto finale. Basta semplicemente a questo punto trattare nelle condizioni appunto di idrolisi acida con riscaldamento per favorire l'uscita, prima di tutto l'idrolisi dall'estero per formare il gruppo carbossilico, e con riscaldamento poi il gruppo carbossilico tende facilmente a decarbossilare, quindi so che andrei a liberare sicuramente etanolo e naturalmente anche la CO2 che deriva dalla decarbossilazione, quindi la classica decarbossilazione. Quindi alla fine di questi passaggi mi rimarrebbe letteralmente il composto appunto alfa beta insaturo che c'era stato chiesto, in questo caso soltanto la Knobbe-Nagel, incrociando appunto l'estere aceto acetico, l'enolato che ne deriva con il butanale, quindi sto segnando semplicemente la porzione che ho legato, e quindi questi 4 atomi di carbonio sono praticamente quelli portati dal butanale. Metto in verde poi logicamente tutta quella porzione che era stata apportata da chi? Era stata apportata dall'estere aceto acetico. Notate bene come un pochino questo carbonio dall'estere viene perso come nella CO2, praticamente come carbonio della CO2 per decarbossilazione di appunto di quel gruppo carbossietilico previa idrolisi e successivo riscaldamento. Quindi alla fine il composto che dovevamo formare era comunque un composto alfa beta insaturo, un chetone alfa beta insaturo, che aveva naturalmente 7 atomi di carbonio perché abbiamo fatto una sintesi 3, 3 più 4 con l'aldeide. Questa in effetti non era proprio la più semplice di tutte, però se l'avete capito o se ci sono domande che volete fare, fatele senza nessun problema, io spero di rispondervi al più presto. A prestissimo!